novembre, qualcuno di voi, perché riconosco i nomi, ha già partecipato al ruolo e alle funzioni del responsabile per la transizione digitale. Allora, oggi appunto parleremo del documento amministrativo informatico. Abbiamo i nostri relatori Patrizia Gentili, Pietro Falletta, Gaetano Bruno e Walter Arrighetti. Sono quattro interventi e alla fine avremo anche lo spazio per le domande in chat, come solitamente facciamo. E vi dico che è già pronta la pagina su Eventi.pa per il prossimo webinar che si terrà il 12 novembre e il cui tema è la riqualificazione della spesa ICT della PA. Quindi se volete potete già iscrivervi. Al termine di questo webinar sarete abilitati con una mail che vi arriverà direttamente sulla posta elettronica a valutare l'evento di oggi e a scaricare l'attestato di iscrizione. Cercheremo di farlo prima possibile, ma insomma, dateci tempo. Vi ringrazio e passo la parola a Patrizia Gentili, la prima dei relatori. Ecco. Tutti, mi sentite bene? Allora, se mi sentite bene io comincio e intanto ringrazio il Formez per questa grande iniziativa, diciamo che ci sta vedendo partner, quindi ogni martedì più o meno a quest'ora noi saremo presenti come Agid per continuare questa collaborazione nei confronti dei responsabili della transizione al digitale e parlare un po' di tutte le iniziative previste dal piano triennale. Oggi quello di cui vi vogliamo parlare è essenzialmente della grossa novità che in questi giorni abbiamo messo in onda, ossia la consultazione delle nuove linee guida sulla formazione, gestione e conservazione del documento informatico. È diciamo, un documento molto complesso, molto importante, che nasce naturalmente dall'articolo 71 del CAD, che prevede che appunto Agid sia impegnata in prima persona nella redazione delle linee guida in questo tentativo di, rendere, di semplificare l'iter di emanazione delle linee guida rispetto al passato, in cui si procedeva a emanare linee guida e regole tecniche attraverso dei dispositivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I documenti sono stati pubblicati una decina di giorni fa, una settimana fa più o meno, e sono in consultazione fino al 16 novembre 2019, quindi sono sulla nostra piattaforma Docs Italia. Ed è possibile commentarla su Forum Italia, quindi con questa procedura diciamo, di condivisione molto semplificata, in cui ognuno può dare un suggerimento o comunque proporre delle modifiche al testo che è stato proposto. L'intento che noi avevamo era quello da una parte di aggiornare le regole tecniche che ovviamente risalivano al 2013 e al 2014 e soprattutto volevamo proporre una cornice unica di regolazione, quindi un unicum normativo che raggruppi tutte e tre le fasi del documento informatico, quindi la formazione, la gestione e la successiva conservazione. Il contesto normativo di partenza è piuttosto complesso, come ben sapete, diciamo, come sanno tutti gli addetti ai lavori. Partiamo dal testo unico della documentazione amministrativa, cioè il 445 del 2000, per passare poi al codice dell'amministrazione digitale con tutte le sue emanazioni nel corso degli anni di aggiornamento. E poi i tre DPCM, quello sul protocollo informatico, quello sulla conservazione e quello sulla formazione, trasmissione, copia e duplicazione dei documenti informatici.
A questo si aggiungono delle circolari emanate dall'AGID, la circolare 60 sul formato delle informazioni, diciamo, di segnatura di protocollo, la circolare 62 sul contrassegno, che sono linee guida per il contrassegno elettronico, e la circolare 65 per l'accreditamento e la vigilanza sui soggetti che devono fornire servizi di conservazione alla pubblica amministrazione. Questo è il contesto nazionale, dal punto di vista del contesto europeo, naturalmente abbiamo il regolamento EIDAS, che è quello che ha dato il via all'ultimo aggiornamento del codice dell'amministrazione digitale, e il regolamento sulla protezione dei dati personali. Dicevamo che l'obiettivo principale è quello quindi, partendo da questo contesto piuttosto diciamo, articolato, di arrivare quindi ad un unicum. Quindi con la possibilità di rendere più semplice la lettura di tutte di tutte le norme che riguardano questo settore. E quindi, come vedete, dal codice dell'amministrazione digitale sono discese poi i tre DPCM che sono attualmente in vigore e sui quali noi stiamo andando ad intervenire con un nuovo documento. Vediamo qui un quadro, diciamo, che vi rappresenta la situazione rispetto appunto a quanto è in vigore attualmente, ossia tutti i dispositivi su cui siamo andati a incidere e in che maniera. Quindi vediamo i tre DPCM, quello del protocollo, quello della conservazione e quello della formazione dei documenti informatici, che sono stati, che saranno nel momento in cui entreranno in vigore le nuove regole, le nuove linee guida, saranno abrogati completamente per quello che riguarda conservazione e formazione del documento informatico, per quanto riguarda il protocollo solamente in parte. Questo perché una parte delle disposizioni che sono contenute in questo DPCM non discendono dal codice dell'amministrazione digitale, ma discendono dal testo unico, dal TUDA, dal 445, su cui AGID non ha delega. Per quanto riguarda gli attuali allegati a questi DPCM, abbiamo il glossario, l'allegato numero 1 glossario, che è stato completamente aggiornato. L'allegato numero 2 dei formati, di cui parlerà poi dopo il mio collega, Walter Arrighetti, è stato completamente rivisto. È stato poi inserito un allegato numero 3 sulla certificazione di processo che precedentemente non esisteva e l'allegato sulle specifiche tecniche è stato aggiornato, è diventato quindi allegato 4. Il vecchio allegato 4, che era quello delle specifiche tecniche del pacchetto di attivazione, ossia lo standard unisincro, non è stato riproposto. Questo perché esiste un tavolo diciamo, separato di UNI, appunto, che ha proceduto all'aggiornamento dello standard unisincro che verrà diciamo, a breve pubblicato, ma non sarà più un allegato alle regole tecniche sul documento informatico. Quindi il nuovo allegato 4 sarà quello che riguarda i metadati che è stato completamente aggiornato. La circolare 60 sulla formazione e sulla definizione delle informazioni minime associate al protocollo, ai messaggi di protocollo, e sarà completamente abrogata e sostituito dal nuovo allegato, che è l'allegato numero 6. Passiamo quindi all'approccio che è stato utilizzato per spiegare un attimo anche il risultato che finora abbiamo pubblicato. Un approccio di tipo olistico, quindi è una parola che va molto di moda, ma con questo vogliamo dire semplicemente che si è inteso mettere tutto insieme e soprattutto far capire quali sono le dipendenze funzionali tra tutte le fasi del ciclo di vita del documento informatico. Le linee guida, nonostante saranno emanate con questa modalità semplificata, hanno un valore cogente, esattamente come il DPCM che stiamo andando a sostituire. Ma la tecnica che è stata utilizzata, la tecnica redazionale, è una tecnica più descrittiva che prescrittiva, perché serve appunto a rendere il contenuto più semplice e più di immediata applicazione.
Abbiamo anche ipotizzato, in considerazione della continua evoluzione tecnologica, di configurare tutto il pacchetto con un corpus diciamo, centrale che contiene quindi tutta la base normativa e con una serie di allegati che sono quelli più tecnici, quindi più legati alla possibilità di obsolescenza. Con l'idea quindi che questi allegati possano variare in numero e contenuto nel tempo a seconda appunto delle esigenze e dell'evoluzione tecnologica che si dovesse e quindi rendessero necessario un loro aggiornamento. Quindi il documento è strutturato su quattro capitoli principali, quindi dove c'è una parte iniziale che naturalmente spiega un po' tutto quello che abbiamo pensato di come metodologia e soprattutto tutto il quadro normativo e tutto quello che stiamo andando a toccare, un capitolo sulla formazione, quello sulla gestione documentale e infine quello della conservazione. Gli allegati, ripetiamo quindi per completezza, sono sei. Abbiamo quindi l'allegato 1 sul glossario, l'allegato 2 sui formati, e di questo ne parlerà Walter dopo, l'allegato 3 sulla certificazione di processo di cui parlerà il collega Gaetano a breve, l'allegato 4 sugli standard, l'allegato 5 sui metadati e l'allegato 6 sul formato delle comunicazioni tra aree organizzative omogenee. Quindi diciamo che qui vedete semplicemente delle immagini di sintesi per far capire come più o meno si presentano i documenti. Ovviamente il glossario è diventato un documento molto corposo perché comunque racchiude tutta la terminologia utilizzata nell'ambito non solo del documento principale, ma anche di tutti e sei gli allegati. L'allegato sui formati dei file, ripeto, se ne parlerà più approfonditamente negli interventi successivi, ma è comunque stato molto, molto rimaneggiato rispetto alla versione precedente, proprio perché è quello sicuramente più toccato dall'evoluzione e dall'obsolescenza tecnologica e mira ad essere quindi proprio una guida e un aiuto per tutte le pubbliche amministrazioni. La certificazione di processo è quindi la novità principale, diciamo, tra questi allegati, che è quello di, l'intento è quello di descrivere la modalità prevista dagli articoli 22,1 bis e 23 ter, 1 bis, cioè come creare delle copie informatiche di documenti analogici e di documenti amministrativi informatici. Gli standard, anche questi sono, l'allegato è diventato molto più corposo rispetto a quello precedente ed è stato aggiornato in linea, diciamo, con tutte le evoluzioni sia a livello europeo che a livello internazionale. L'allegato 5, che è l'allegato diciamo, che è stato anche questo completamente rivisto, è molto più completo rispetto al passato, per cercare, diciamo, di tenere in considerazione quanto viene espresso da tutta la letteratura aggiornata in materia. Ed è stato fatto un lavoro di ampliamento per tutte e tre le strutture di metadati che erano presenti. Nel precedente allegato, cioè sia quelli del documento informatico, sia quelli relativi al documento amministrativo informatico e poi quello relativo alle aggregazioni documentali informatico. È stato eliminato il concetto di metadati minimi e è stata invece inserita una distinzione tra metadati obbligatori e metadati facoltativi. L'ultimo allegato, di cui vi parlo brevemente, è, diciamo, la possibilità, si vuole individuare quindi le modalità tecniche per assicurare il trasporto dei documenti amministrativi informatici tra le aree organizzative della pubblica amministrazione.
Rispetto alla versione che era stata, diciamo, illustrata nella circolare, 60 del 2013, che come abbiamo detto stiamo andando ad abrogare, la principale variazione è proprio quella di, assicurare al massimo l'accoppiamento univoco tra la segnatura di protocollo e il documento primario e i suoi allegati. E quindi sono stati resi obbligatori alcuni elementi, quello per esempio descrizione documento impronta, e stessa cosa per quanto riguarda gli allegati, ed è stata aggiunta la sezione signatura per firmare il Sì. documento Ecco, che rappresenta la signatura di mi sentite? Pronto? Mi sentite? Bene. Allora, buonasera a tutti da Parigi. Scusate se sono intervenuto soltanto adesso, ma stavo concludendo una conferenza. Mi sentite meglio? Leggo che non mi sentite benissimo. Ok. Qualcuno mi sente forte e chiaro, qualcun altro no. Allontano il microfono. Adesso meglio? Abbasso il volume. Allora, vediamo. Discretamente. Allora vado. Ecco, adesso meglio? Allora, comincio a parlare della formazione dell'efficacia probatoria del documento informatico. Mi concentrerò soprattutto sul tema dell'efficacia, che a mio avviso è centrale, da un punto di vista, più strettamente giuridico e giuriziario, perché spesso la questione dell'efficacia e della validità del documento informatico, viene affrontata in sede giurisdizionale con molti dubbi ancora dei nostri stessi tribunali, e nelle linee guida che, come avrà detto sicuramente la collega Gentili, che si chiamano, sono attualmente in consultazione, la parte della validità del documento informatico è molto rilevante, che, come dicono, di allontanare il microfono, spero si senta meglio. Sentite? Purtroppo più di così è un po' complicato. Va bene adesso? Ok. Allora, poche appunto questioni sulla formazione d'efficacia, sulla formazione. Riesco, aspettate, a muovere le slide. Dunque, le forme del documento informatico, come forse già sapete, sono quattro, cioè il documento informatico si può formare attraverso quattro sostanzialmente modalità, quattro tipi di documenti. Abbiamo anzitutto documenti di testo, fogli di calcolo, schemi XML redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software. Abbiamo documenti acquisiti per via telematica o su supporto informatico, email, documenti acquisiti come copie per immagine di un documento analogico. E una terza modalità di formazione del documento riguarda le registrazioni informatiche di transazioni o processi informatici, dati forniti dall'utente attraverso la compilazione di moduli o formulari elettronici. Un ultimo tipo riguarda l'insieme di dati provenienti da una o più basi dati raggruppati secondo una struttura logica determinata. Le caratteristiche del documento informatico: deve essere identificato in modo univoco e persistente, deve essere modificabile, cioè formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili, ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione, deve essere prodotto in uno dei formati idonei alla conservazione, memorizzato in un sistema di gestione informatica di documenti o di conservazione, la cui tenuta può anche essere delegata a terzi, e infine deve aver associato almeno un set minimo di metadati. Sulla validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici dobbiamo, così formati come appunto vi dicevo prima, dobbiamo analizzare con molta attenzione le norme del CAD che si riferiscono a varie
questioni relative alla validità e all'efficacia del documento e in particolare alla formazione anzitutto del documento informatico tale per cui il documento sia pienamente valido, faccia piena prova di sé, alla copia che ancora oggi è molto frequente e informatica di un documento analogico, ma anche al contrario, alla copia analogica di un documento informatico. Vedremo di analizzare uno per uno queste fattispecie. Cominciamo dall'articolo 20,1 bis. Il quale ci dice che il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e all'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, o comunque è formato previa identificazione del suo autore attraverso un processo che ha i requisiti fissati dall'articolo 71 e che garantiscono sicurezza, integrità, immodificabilità del documento e in maniera manifesta e inequivoca la sua riconducibilità all'autore. Quindi se il documento informatico è formato attraverso una sottoscrizione digitale, con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, sicuramente avrà la stessa efficacia prevista dall'articolo 2702, sostanzialmente l'efficacia fino a querela di falso. Quindi piena prova di sé fa un documento firmato digitalmente attraverso gli strumenti che vi ho detto prima, quindi la firma digitale. Oppure, e questo è un tema un po' più complesso che insomma, richiede degli approfondimenti tecnici inevitabili, il documento fa piena prova di sé quando vi è un processo che ha dei requisiti tali da garantire la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento. Quindi anche quando manca sostanzialmente la sottoscrizione, ma comunque c'è una formazione che avviene previa identificazione certa dell'autore del documento stesso. Questo magari sarà oggetto di un distinto intervento più avanti. Quindi, quando il documento sostanzialmente è firmato digitalmente o è riconosciuto come certamente identificabile il suo autore, rinvio in poche parole alla cosiddetta firma SPID, allora in quel caso avremo un documento, ripeto, che fa piena prova di sé in giudizio. E mentre invece, aggiunge il comma 21 bis, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio, a prescindere da questi due sistemi che vi ho detto, sono liberamente valutabili in giudizio in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e modificabilità. Quindi in questo, quando manca la sottoscrizione che vi ho detto prima, il documento sarà liberamente valutabile in giudizio. Quindi non farà certamente piena prova di sé. Rapidamente sull'articolo 21 che aggiunge, che insomma, riguarda l'efficacia delle scritture private di quell'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del Codice Civile, e qui sostanzialmente si rinvia a tutti gli atti che devono essere sottoscritti che richiedono la forma scritta a pena di nullità. E in questo caso dice appunto l'articolo 21 che se si tratta non di un documento analogico ma di un documento informatico, la sottoscrizione a pena di nullità deve evidentemente avvenire tramite firma elettronica qualificata o firma digitale. Veniamo adesso alle copie. Quindi fin qui abbiamo parlato della formazione del documento informatico, quindi dei documenti informatici cosiddetti nativi. E vediamo invece quando il documento sostanzialmente rappresenta una copia di un documento analogico, cosa che appunto dicevo tuttora è abbastanza, è ancora molto frequente. Ebbene, in quel caso l'articolo 22,1
ci dice che i documenti informatici contenente copia di atti pubblici, scritture private, documenti in genere, compresi atti e documenti amministrativi di ogni tipo, formati in origine su supporto analogico, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice, quindi anche in questo caso piena efficacia fino sostanzialmente a quella di falso, se formati ai sensi di quello, dell'articolo che vi ho, di cui vi ho riferito prima, cioè l'articolo 20, comma 1 bis, primo periodo, e sostanzialmente la loro esibizione sostituisce quella dell'originale. Ciò vuol dire appunto, in altri termini, che l'efficacia della copia si ha quando sostanzialmente la copia è sottoscritta con firma digitale o altra firma prevista dall'articolo 20, comma 1 bis. Quindi, per avere certezza di avere una copia digitale, informatica, che ha lo stesso valore probatorio dell'originale analogico, bisogna sostanzialmente sottoscrivere digitalmente il documento. L'articolo 22,1 bis ci parla di una fattispecie ancora diversa, simile alla precedente ma comunque diversa quanto agli esiti, cioè ci parla della copia per immagine, e qua si blocca l'audio, sto leggendo, spero che adesso mi sentite? Meglio? Scusate appunto, ma non l'ho detto all'inizio, sto a Parigi e quindi la connessione, anche se qui dicono che c'è 5G e sono molto più avanti che in Italia, forse non è pienamente. Però vado avanti, spero che non ci siano troppi blocchi. Leggo beato lei, in effetti, non esco proprio dall'università da parecchie ore, quindi fino a un certo punto. Allora, l'articolo 22,1 bis ci dice che la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta, quindi la fattispecie qui è copia per immagine, non copia semplice, ma appunto l'immagine informatica di un documento analogico che il funzionario di regola intende produrre, perché ha piena prova rispetto all'analogico, è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto. Previo raffronto, e qui sul tema del raffronto c'è da chiarire più di un aspetto, dei documenti attraverso certificazioni di processo, nei casi in cui siano adottate tecniche in grado da garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale della copia. Allora, chiariamo questo punto. Quindi esistono due sistemi perché la copia per immagine sia corrispondente al documento analogico. Il primo sistema è quello del raffronto, quindi bisogna operare un raffronto per certificare, per accertare, usiamo il termine accertare, poi capirete perché è meglio di certificare, per accertare la corrispondenza tra il documento analogico e la copia per immagine. Se questo raffronto ovviamente è positivo, si attesta la corrispondenza, oppure la certificazione di processo. Non anticipo nulla perché poi il collega Bruno entra nel merito della certificazione di processo, cioè un processo appunto che intende verificare questa corrispondenza tra documento analogico e copia per immagine. Mi limito però, per quanto di mia competenza, a dire che il raffronto è il sistema fondamentale attraverso cui accertare la corrispondenza fra analogico e copia per immagine digitale. Tuttavia vi è ovviamente una differenza a seconda di chi fa questo raffronto, e l'articolo 22,2 ci dice proprio che se il raffronto è effettuato da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, allora l'attestazione ovviamente del notaio, del pubblico ufficiale autorizzato, consente di attribuire a quella copia per immagine piena prova, piena della sua corrispondenza rispetto al documento analogico. Quindi, perché la copia per immagine sia valutata come assolutamente corrispondente
salvo prova contraria, che ovviamente è sempre ammissibile in giudizio, ma comunque ovviamente l'onere della prova è chi vuole dimostrare che non ci sia questa corrispondenza. Quindi la corrispondenza c'è quando è certa, quando il raffronto viene certificato da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Quando invece ci dice il comma 3, il raffronto sostanzialmente effettuato da un soggetto che non sia il notaio o un pubblico ufficiale, allora in quel caso la conformità all'originale vale se non è espressamente disconosciuta. Quindi si può in giudizio evidentemente disconoscere questa conformità se l'attestazione appunto di conformità non è effettuata da un notaio ma da qualsiasi altro soggetto. Su questo, ripeto, il collega Bruno sarà ancora più chiaro di me. L'articolo 23,1 ci parla delle ci dice appunto sostanzialmente riproduce il concetto di copia su supporto analogico di documento informatico, quindi il contrario rispetto a quello che abbiamo visto sin qui. In quel caso anche qui il raffronto, se effettuato da pubblico ufficiale o da notaio, consente di dire che la copia analogica è del tutto corrispondente al documento informatico. Mentre per corrispondenza vale quello che vi dicevo prima per il caso inverso, cioè la copia analogica di un documento informatico la cui conformità non è stata attestata da notaio o pubblico ufficiale, vale a efficacia probatoria salvo disconoscimento della parte. Quindi è piena corrispondenza fra le due opposte ipotesi. Qualche parola sull'efficacia del contrassegno. Il contrassegno, che conoscerete meglio di me, non vado a definire che cos'è, appunto una posizione a stampa che viene fatta sulla copia analogica e che rinvia al documento informatico e che sostituisce, dice la legge, articolo 23,2 bis, sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale. Ciò però non significa, osservando la slide che vedete adesso, che ci sia sicuramente una corrispondenza tra la copia dove c'è il contrassegno e il documento informatico. È sostituita la sottoscrizione per ragioni di semplificazione, ma non è prova certa della corrispondenza, che, come vi dicevo, può essere soltanto data da un'attestazione di notaio o pubblico ufficiale. Questi sono alcuni modelli di contrassegno elettronico. Poi l'articolo 23 bis, comma 1 e comma 2 parla dei duplicati, delle copie, degli estratti informatici, di documenti informatici. Anche qui vale sostanzialmente la stessa regola che vi ho detto prima, cioè la conformità di un duplicato rispetto ad un originale informatico, così come appunto vi dicevo prima, e per gli altri, per il rapporto tra copia analogica e documento informatico e viceversa, è certa se attestata da notaio o pubblico ufficiale, altrimenti non è certa, ma può essere disconosciuta in giudizio. Infine, per i documenti amministrativi informatici non mi dilungo particolarmente, perché sostanzialmente si applicano le stesse regole che valgono per il documento informatico. Quindi anche qui il documento amministrativo informatico, che in base al nuovo CAD, le linee guida, deve essere ormai un documento nativo digitale, deve essere quindi sottoscritto nelle forme del 20,1 bis di cui ho detto, e nei casi appunto di copie analogiche, di copie informatiche di originali analogici, si seguono sostanzialmente le stesse regole di cui vi ho parlato poc'anzi. Io avrei concluso, vi ringrazio e purtroppo devo andare perché ricomincia il convegno qui alla Sorbona e non posso, tra l'altro ci sono dei ragazzi che devo in qualche modo premiare, dare i diplomi per l'anno scorso. Spero che sia stato comprensibile tutto quello che ho detto e vi saluto a tutti. Sì, buonasera a tutti, spero che mi sentiate. Per quanto riguarda l'argomento certificazione di processo nelle copie informatiche dei documenti analogici, in parte già è stato detto dal mio collega. Quindi sostanzialmente il legislatore che cosa ha detto? Che allorquando occorre fare una copia informatica di documento analogico, si deve poter ricorrere per certificare, meglio attestare la sua conformità, sia per ciò che attiene al contenuto che per la forma,
al raffronto, ma il raffronto è una modalità ben nota, evidentemente già col codice civile questa attività da parte del notaio pubblico ufficiale appunto è svolta, ma allorquando si tratta di dover scansionare migliaia a volte di documenti analogici, bisogna ricorrere ad uno strumento diverso e il legislatore ha ritenuto di parlare appunto di certificazione di processo. Noi abbiamo provato a chiarire queste le tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto all'originale e della copia, perché questo appunto il CAD voleva che Agid facesse. E nella certificazione di processo siamo partiti innanzitutto da un principio che evidentemente da questo non ci si poteva discostare, ovvero quello che ho appena accennato, ma anche detto il mio collega, cioè che questa conformità deve essere attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale. E quindi non è possibile parlare di certificazione di processo se non legata ad un notaio o pubblico ufficiale. La sua è una certificazione di processo, quella che è svolta evidentemente da un privato, perché è chiaro che questa, diciamo, verifica di conformità tra copia analogica e documento informatico può farla anche il notaio, ma l'efficacia probatoria è diversa. E anche qui mi ripeto perché quanto è stato detto prima, cioè se abbiamo un notaio o pubblico ufficiale che attesta questa conformità, questa fa piena prova fino a querela di falso. Dopotutto anche il Codice Civile al 2700 chiarisce questo aspetto. Invece, se è un privato, questa prova è valida fino a disconoscimento, tanto che il soggetto che vuole comunque utilizzare quel mezzo di prova deve proporre istanza di verificazione. Quindi l'efficacia evidentemente è diversa. Parleremo di attestazione nel caso del privato, di certificazione di processo nel caso di invece attestazione rilasciata da notaio o pubblico ufficiale. Il legislatore, del resto, con il termine certificazione voleva per l'appunto che fosse una terza parte, nel caso specifico il notaio o il pubblico ufficiale, a certificare per l'appunto questa corrispondenza. Parlando invece degli aspetti tecnici, noi abbiamo ritenuto che questi aspetti tecnici debbano invece riferirsi alle fasi che sono evidentemente svolte, che si attuano prima della validazione, diciamo, della parte finale, del confronto finale che comunque vedremo deve esistere. Cioè mi riferisco all'attività di scansione massiva e alle sue fasi che vengono svolte solitamente da un'azienda privata e che appunto fatte queste evidentemente consentono di acquisire una relativa qualità di immagine tale da poter dire che contenuto e forma sono identici rispetto al documento originale analogico. Quindi abbiamo voluto chiarire nel nostro allegato che debbano essere presenti nell'attestazione di conformità o rapporto di verificazione alcune informazioni, cioè è evidente che il notaio deve essere per così dire aiutato nella attestazione di questa conformità. Innanzitutto descrivendo qual è la tipologia, ad esempio, e i volumi del lotto di documenti sottoposti a scansione? Qual è la finalità della scansione? Perché anche questa, poi vedremo, evidentemente è determinante nella scelta del settaggio del tool di scansione della macchina scanner. E deve poter chiarire il notaio anche, evidentemente, qual è la versione del software che è stato utilizzato dal fornitore, quali sono state le eventuali criticità o anomalie, ma soprattutto deve anche, in maniera descrittiva ma estremamente sintetica, evidentemente raccontare, per così dire, come si è svolta l'attività di scansione, partendo da un primo step che può essere quello della fascicolazione, normalizzazione, despillatura dei documenti analogici, fino poi a terminare sulla verifica della qualità delle immagini digitalizzate. Questo è fondamentale perché bisogna piuttosto fare riferimento proprio al processo che sta dietro, appunto, a quello che dicevo prima, alla validazione del documento copia. Dopotutto,
Per ciò che attiene effettivamente alla qualità dell'immagine, oggi evidentemente facciamo riferimento a scanner professionali che sono dotati di sistemi di lettura ottica da molteplici funzionalità. È vero che sono in grado questi scanner, quindi questi software, di fatto sono in grado di correggere automaticamente i più comuni errori, per cui se lo scanner in questione ha evidentemente delle funzioni tipo il bilanciamento della luce e del colore o la correzione della deformazione o della curvatura, la rotazione o l'imbalcamento, è evidente che ci troviamo dinanzi ad un primo aspetto di qualità assicurato proprio dal software da noi utilizzato. Cioè dobbiamo rendere questa validazione da parte del notaio pubblico ufficiale evidentemente quanto più semplice possibile, ribadendo che da un punto di vista tecnico bisogna ricorrere a scanner professionali, quindi a software di image processing che siano professionali evidentemente. Bisogna poi poter utilizzare, settare questi software in funzione di numerosi vincoli di progetto che esistono. Cioè è chiaro che bisogna poter sapere a monte, e qui la progettualità, cosa si vuol fare dell'immagine che viene scansionata, qual è la tipologia anche del documento sottoposto a scansione, cioè che formato, quali sono le finalità di visualizzazione di ricerca, a volte anche imposti dalla normativa vigente. Cioè tutti questi vincoli di progetto ci dicono che non è possibile a priori dire che quantomeno il DPI da utilizzare nell'attività di scansione deve essere di 150 o 200, sarebbe riduttivo, è inutile poter dire che debbono essere per esempio tutte immagini a colori o altro, è chiaro che non avrebbe senso poter dire questo, bisogna progettare l'attività di scansione evidentemente in funzione della finalità che ci si vuole dare. Ecco perché poi questa attività di processazione, di processo, questo processo di image processing deve essere certificato attraverso l'acquisizione di standard di una norma internazionale, la 9001 e la 27001 sulla sicurezza dei dati, che da un lato organizzazione rappresentano una garanzia di qualità a fronte delle variabili tecnologiche individuate. Audio pessimo, mi dicono, vediamo un po', ma mi spiace. Quindi poi un altro aspetto importante da tenere a mente è evidentemente anche la riconducibilità che ci deve essere sempre e comunque della copia realizzata allo specifico lotto di documenti sottoposti a scansione. Questo è evidente che questo codice identificativo univoco deve essere poi presente nell'attestazione di conformità del notaio o del pubblico ufficiale o anche del privato. Ora, la validazione della certificazione di processo ha il suo momento finale, si ritorna per così dire poi nuovamente al metodo tradizionale del raffronto, perché in effetti non può mancare, cioè è evidente che se io metto a garanzia qualità la mia attività di scansione massiva dei documenti, chiarendo quali sono tutti i passaggi, tutte le fasi che vengono da me svolte, tutte le attività di controllo da me svolte, poi è chiaro che comunque per certificare il processo bisogna ricorrere, come dicevo prima, appunto, comunque ancora al raffronto dei documenti, evidentemente a campione, perché stiamo parlando di scansione massiva. Questo raffronto che dovrà comunque esserci, questa collazione che dovrà esserci tra originale e copia, bisognerà che quindi si chiarisca se è il documento informatico frutto della scansione leggibile, integro e completo. È chiaro che queste caratteristiche devono poter essere rispettate, devono esserci e bisogna poterle attestare. Quindi questo tipo di attestazione appunto deve esserci sempre presente, con valori probatori diversi come dicevamo prima. In questo schema abbiamo voluto sintetizzare quanto detto poc'anzi, cioè abbiamo appunto tutto il ciclo di dematerializzazione che è certificato ISO 9001 e 27001, perché fra l'altro considerate che questa attività di scansione, quando questa è fatta, evidentemente è affidata ad una società terza, che fanno questo per così dire di mestiere, cioè appunto la scansione massiva di documenti, e quindi hanno macchine evidentemente professionali, sanno quali sono queste attività che devono necessariamente svolgere, le mettono per iscritto, fanno gli opportuni controlli,
sono solitamente certificate, già certificate 9001 e 27001, per cui come se dicessimo non basta altro che per il notaio, qualora si volesse un valore probatorio privilegiato, oppure per il privato, e qualora si volesse invece esclusivamente un valore probatorio cosiddetto semplice, non basta, basterebbe altro che poi fare un raffronto di questi documenti a campione per verificare appunto la congruità per ciò che tra copia e documento informatico. Questo è il sistema che abbiamo ritenuto che possa agevolare la scansione massiva dei documenti. Dopotutto, l'equivalenza, come ben nota, tra documento informatico e documento analogico esiste ormai da tempo, quindi evidentemente anche attraverso questi sistemi è possibile, ci si augura, che il processo di dematerializzazione possa ricevere un aiuto ulteriore. A questo punto, sono stato velocissimo, credo, passo la parola al mio collega Walter Arrighetti. Pronto? Mi sentite? Pronto? Ok. E sto attendendo le slide. Nel frattempo parlo nella speranza di migliorare il volume, mi dicono che. Va meglio così? Ok. Ok, io non vedo le slide. Va bene, allora io nel frattempo comincio. Dunque, allora, l'allegato 2 presenta tre tipologie di novità. Innanzitutto, sono state previste obblighi e raccomandazioni per le pubbliche amministrazioni che tengono conto della natura digitale dei formati di file. Gli obblighi e le raccomandazioni sono tipicamente cucite attorno al formato, attorno alla tipologia di formato e attorno ai casi d'uso. La seconda novità consiste nell'aggiunta di nuovi formati. Sono stati introdotti più di 100 formati nell'allegato, alcuni dei quali appartengono a tipologie che precedentemente non erano state affatto trattate dal DPR, quindi abbiamo notevoli formati relativamente a documenti, ecco, ora si vedono le slide, abbiamo un numero di formati elevato, soprattutto riguardo a documenti nativi digitali di nuova tipologia, come ad esempio le immagini di file system o di volumi o documenti prodotti come il fascicolo sanitario elettronico. La terza grande novità consiste nell'introduzione del riversamento di formato, che è stato individuato dall'agenzia come un passaggio imprescindibile per l'archiviazione a lungo termine del documento informatico. Il riversamento viene effettuato a fronte di una valutazione di interoperabilità.
Andando con ordine, nel primo capitolo si trovano delle definizioni che riprendono quelle date nel glossario e le ampliano per le finalità dell'allegato. Nel secondo capitolo vengono suddivisi in tipologie i formati di file e nel terzo si parla di riversamento e valutazione di interoperabilità. Tra le varie definizioni ci preme segnalare la distinzione tra il formato di file e un formato di busta o contenitore. Un formato busta o contenitore ha la caratteristica di codificare come i metadati sono memorizzati all'interno del file, ma in realtà la parte di dati vera e propria può essere codificata all'interno di un contenitore seguendo una pluralità di algoritmi di codifica, mutuando la terminologia dal mondo del multimedia. Questi algoritmi si chiamano codec. I formati contenitori sono formati di concezione moderna, sono anche flessibili in quanto sono adattabili a varie esigenze operative, normative e tecnologiche, e tipicamente consentono di memorizzare i metadati in una maniera che è individuabile da software applicativi che non necessariamente devono essere edotti sulla vera natura del contenuto. E separatamente all'interno del contenitore possono essere codificati dei dati con algoritmi, ad esempio, di compressione o di cifratura o di rappresentazione binaria di vario tipo. L'unico problema con i formati contenitore sussiste nel fatto che molto spesso i software che elaborano questi formati tendono a basarsi solamente sull'estensione o sulla tipologia MIME del contenitore. Il che significa che non ci sono necessariamente possibilità né per chi crea né per chi elabora questi formati di conoscere a priori la codifica con cui sono codificate le essenze, cioè i contenuti del dato stesso. Alcuni formati contenitori sono più virtuosi e quindi nell'autodescriversi, nel contenere i propri metadati, contengono informazioni relativamente al codec e altri no. Quindi è importante per gli enti che produrranno, formeranno documenti informatici usando formati contenitori e per coloro che invece li tratteranno, essere edotti su questa possibile, diciamo, su questo fatto importante relativamente all'uso dei contenitori. Esistono poi anche i formati di pacchetto di file. Un pacchetto di file è un insieme di file legati logicamente fra di loro. Ciascuno dei file è un documento informatico, ha un suo formato ovviamente, ma soprattutto alla luce del trattamento automatico, affinché un determinato applicativo possa trattare contemporaneamente tutti i file del pacchetto, esiste un formato di pacchetto che specifica, ad esempio, vincoli strutturali come siano numerati e nominati i file o le cartelle, quali componenti, quali file siano obbligatori e quali facoltativi. E tipicamente i formati pacchetto più virtuosi, presentano uno dei file, chiamato manifesto, il quale, tipicamente descrive tutti i file che comprendono il pacchetto con informazioni adatte a identificare la loro integrità. Rispettare un formato di pacchetto è altresì importante, proprio perché consente tipicamente l'archiviazione e il processamento automatico di documenti o di fascicoli, nel caso più generico. Nel primo capitolo si fa anche una distinzione di formati di file in categorie. L'agenzia ha individuato una categoria generica a cui appartengono vari formati che rappresentano documenti informatici di vario tipo, ma che, essendo queste tipologie di documenti di interesse di più settori merceologici della pubblica amministrazione, sono per questo motivo categorizzati come generici. Gli obblighi e le raccomandazioni, in capo a questi, in questa categoria di formato riguardano perciò la possibilità, delle pubbliche amministrazioni di poter sempre accettare e di poter sempre produrre file in questi formati. Accanto a questo ci sono varie categorie specifiche, nell'allegato non ci sarà un elenco esaustivo e finito di categorie, mentre accanto a ogni formato viene scritto se esso appartiene a una categoria specifica. Le categorie specifiche sono sostanzialmente riservate a formati di file ad uso professionale o semiprofessionale. La razionale dietro a questa distinzione sta nel fatto che non si può imporre a una qualunque pubblica amministrazione di essere in grado di trattare o formare documenti in formati professionali, pensiamo ad esempio ai disegni tecnici, ma dall'altra parte non si può imporre a chi fa uso di questi formati professionali di
non considerare documenti informatici quelli i documenti salvati in formati professionali. Nel caso del disegno tecnico, è evidente che un disegno salvato in un formato CAD può essere sempre convertito in un formato PDF, se la conversione è fatta molto bene da professionisti e con software professionali, come diceva prima il mio collega, la conversione può essere quasi 1 a 1, cioè tutti i dati contenuti possono essere riprodotti tramite vettoriali, 3D, metadati, commenti all'interno del PDF, ma di fatto solamente il file CAD potrà essere dato in pasto a una macchina che dal disegno tecnico effettuerà la fusione del singolo pezzo e effettuerà l'assemblaggio del macchinario. Quindi caratteristiche professionali si perdono nel momento stesso in cui si abbandonano i formati professionali per quelli generici. Per quanto riguarda il capitolo 2, esso è suddiviso in 16 sottocapitoli, quindi per coloro che useranno l'allegato a mo' di manuale, il consiglio è di individuare il sottocapitolo di riferimento. Alla fine di questo sottocapitolo ci saranno delle indicazioni di massima suddivise in formato di punto elenco, il quale tipicamente esaminerà in maniera complessiva tutti i formati di quella tipologia e quindi proprio basandosi su queste indicazioni alla fine del sottocapitolo si potrà poi andare sulle parti relative al singolo formato di interesse. I formati, come vedete, sono divisi in tante tipologie, alcune delle quali totalmente nuove. Ovviamente per brevità non potremo trattarli tutti, io farò solamente un caso d'esempio. Tutti i formati sono trattati al minimo tramite una tabella sinottica che riporta le informazioni davvero essenziali, le più importanti delle quali sono i riferimenti, che ovviamente sono i riferimenti sia tecnici che eventualmente normativi al formato, e le raccomandazioni per lettura e scrittura, cioè obblighi e raccomandazioni per le pubbliche amministrazioni, ovviamente, in merito alla formazione di nuovi documenti in tale formato e in merito al trattamento di documenti già esistenti. In seguito, oltre alla tabella, possono essere presenti ulteriori indicazioni di carattere storico, tecnico o operativo a seconda dei casi. Faccio come primo esempio, come unico esempio di formato nuovo, il pacchetto master interoperabile, che è un formato di pacchetto di file specifico per il settore cinetelevisivo. È un formato di pacchetto, quindi descrive un contenuto cinetelevisivo che è non soltanto un contenuto audiovisivo, ma un contenuto audiovisivo che viene girato, post-prodotto, distribuito e sia prima che dopo la distribuzione può avere una riedizione multipla, ad esempio doppiaggio, sottotitolaggio, e vari tipi di adattamento. E tipicamente trattandosi di contenuti audiovisivi, i documenti informatici di questo tipo sono di dimensioni enormi, soprattutto i master di tipo cinetelevisivo. Allora, l'organo di settore internazionale che standardizza l'industria audiovisiva ha individuato questo formato, che quindi è un formato aperto, interoperabile e de jure. È un formato di pacchetto, quindi è composto da file XML che descrivono i metadati e i file dati salvati in un formato contenitore. Per questo motivo ho scelto questo esempio, chiamato MXF. Il formato MXF a sua volta è anch'esso uno standard SMPTE e quindi tutto l'intero standard del pacchetto IMF è descritto da standard internazionali. Gli XML servono per i metadati e gli MXF contengono le essenze audio, video e sottotitoli. L'esigenza di produzione era quella di salvare e archiviare contenuti cinematografici che possono avere ovviamente tantissime versioni e riedizioni, possono soprattutto andare incontro a multiple versioni in differenti lingue, sia per la parte video che per la parte audio che per la parte sottotitoli. Questo fa sì che se non si usa un formato come IMF, ogni singola riedizione andrà archiviata, se non addirittura conservata, con un documento a parte, il che implica ovviamente un'enorme occupazione di storage, un'enorme occupazione di banda e anche una difficile gestione di contenuti così simili eppure così diversi. Il formato IMF invece permette di salvare una versione originale come un unico pacchetto di file, contenente ad esempio la versione inglese originale del contenuto televisivo, che sarà ovviamente un file di grandi dimensioni. Ora non entro nei dettagli tecnici,
A fronte di una riedizione sarà possibile creare un pacchetto IMF, quindi un nuovo documento chiamato pacchetto IMF supplementare, il quale contiene solamente i differenziali relativamente al pacchetto originale. Il pacchetto IMF cioè avrà un riferimento univoco dato da un UID ad un pacchetto IMF originale, mentre al suo interno spiccherà solo i metadati e i dati relativamente alle componenti nuove. Questo vuol dire che una cineteca, un archivio o un sistema di distribuzione online dei contenuti cinematografici può fare economia sulla quantità di spazio occupata con una gestione però completamente automatica del contenuto, quindi da un punto di vista di archiviazione assolutamente semplice. Concludo dicendo che il formato è già adottato da tutti i major studio di Hollywood e da tutti i distributori di contenuti online come formato obbligatorio per l'archiviazione e la distribuzione. Quindi l'agenzia ha voluto individuare un formato specifico per un'esigenza specifica, come è stato fatto anche per altre tipologie di documenti. Ovviamente per brevità non li possiamo trattare tutti, però ci sembrava doveroso appunto parlare di un nuovo formato in una tipologia che non era stata trattata precedentemente dal DPR. Quindi, come vedete, il collegamento con i metadati è sempre uno strumento potentissimo. Veniamo infine al riversamento. Ovviamente un formato di file si traduce sempre in un algoritmo fatto per formare o trattare il documento e quindi, essendo un componente tecnologico, è soggetto a obsolescenza. L'unico modo per salvaguardare l'archiviazione, nel caso più generico, a lungo e lunghissimo termine di un documento è perciò prevedere prima o poi un suo riversamento. Ovviamente il riversamento impone tantissime problematiche, documenti su cui sono state apposte firme elettroniche, sigilli elettronici, marcature temporali elettroniche, ovviamente perderebbero la loro integrità. Anche in generale documenti informatici che hanno una valenza probatoria, nel momento in cui venissero riversati, cambierebbero del tutto. Quindi è evidente che in certi casi, il riversamento dovrà essere affiancato da una copia originale del file o comunque da un processo certificato analogo a quello di cui ha parlato il mio collega poc'anzi. Nel caso delle conversioni dei riversamenti massivi, si prevede appunto un riversamento con processo certificato, e soprattutto con un processo che sia standardizzato e molto più controllato della conversione manuale fatta a spot sul singolo documento. A fronte della possibilità di riversamento, l'agenzia ha ovviamente consiglia nell'allegato di valutare il riversamento di formato assieme a procedimenti di rinnovamento tecnologico, ad esempio degli storage, e consiglia di svolgere una cosiddetta valutazione di interoperabilità. La valutazione interoperabilità può essere innanzitutto un documento, una parte costituente di un documento più grande, come un documento di gestione documentale, potrebbe essere parte di un documento che include anche la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. Una parte della valutazione interoperabilità potrebbe anche essere pubblicata sul sito dell'ente e diventare delle specifiche di consegna, in modo da pubblicare verso l'esterno come ci si aspetta che i file vengano formati e come vengono formati dall'ente verso l'esterno. Nella valutazione interoperabilità l'ente avrà l'opportunità di conoscere, di censire tutti i processi di business e le procedure amministrative che coinvolgono il trattamento di documenti informatici, perché si sa soprattutto grandi imprese e grandi pubbliche amministrazioni non conoscono in maniera centrale tutti i loro processi e quindi potrebbero non avere una conoscenza di tutti i formati individuati. La potenza della valutazione interoperabilità sta non nella singola valutazione interoperabilità, ma nella ripetizione nel tempo di più valutazioni interoperabilità, perché è proprio col tempo che ci si può accorgere se i formati stanno diventando obsoleti più o meno rapidamente, quindi correre ai ripari e pianificare eventualmente un riversamento di formato che ovviamente può essere un'operazione complessa e dispendiosa. Nella valutazione interoperabilità, una volta effettuato il censimento, sarà compresa anche l'elenco di tutte le procedure tecniche che portano al riversamento interno dei formati, quindi tutte le procedure che permettono di rendere il riversamento una procedura completamente ripetibile affinché, soprattutto internamente presso l'ente, sia possibile effettuare il riversamento sempre ripetendo la medesima procedura, ovviamente a seconda dei tipi di documenti.
Gli obblighi relativamente alle valutazioni di interoperabilità sussistono in capo alle pubbliche amministrazioni che adottino internamente formati di file diversi da quelli previsti dall'allegato, oppure adottino formati di file previsti nell'allegato ma disapplicando gli obblighi e le raccomandazioni. Ci auguriamo ovviamente che la valutazione di interoperabilità e il riversamento siano comunque presi come esempio anche dagli enti privati, facilitando dunque lo scambio di documenti informatici anche nei contesti pubblico-privati. Per venire incontro alle esigenze di alcune pubbliche amministrazioni e alcuni enti più piccoli che potrebbero non avere le competenze tecniche necessarie, come ultimo argomento, l'Agenzia ha individuato una metodologia quantitativa che sicuramente non è accurata quanto una valutazione di interoperabilità completa, ma consente, di dare una prima sgrossatura ai propri processi interni. Tale valutazione, si fa associando ad ogni formato di file trattato un valore numerico chiamato indice di interoperabilità del formato. Per i formati presenti in allegato viene dato un esempio numerico di questi valori, si stabilisce una soglia al di sopra o al di sotto della quale correre ai ripari o meno, scegliendo un riversamento o progressivamente cambiando l'utilizzo di un formato di file, per un altro formato. Chiaramente è una metodologia molto più grossolana, ma, può servire come prima sgrossatura in molteplici casi. Con questo ho terminato e ovviamente siamo tutti qui a disposizione per le vostre domande. Grazie. Eccoci, grazie mille ai nostri relatori. Abbiamo moltissime domande, quindi ad alcune Gaetano Bruno, ad esempio, ha dato una risposta nella nostra chat riservata e io l'ho riportata. Per le altre, se cominciamo a scorrere dall'alto e se appunto gli esperti di Agid vogliono rispondere. Allora, io intanto risponderei alla domanda di Rosario Alagna, quello sulla opportunità o meno di definire dei percorsi di certificazione delle piattaforme di gestione documentale. Dunque, allora, Agid non può, diciamo, intervenire in queste materie perché ovviamente intanto sarebbe un percorso accidentato perché è chiaro che significherebbe anche fare un'operazione di vigilanza perché quello che oggi può essere una piattaforma di gestione documentale che in qualche maniera rispetti le linee guida, domani potrebbe non esserlo più. In ogni caso, diciamo, ovviamente la nostra funzione è quella sempre di essere super partes e di dare un servizio alle amministrazioni, ma senza chiaramente dare delle indicazioni poi diciamo che possano in qualche modo incidere sul mercato in una maniera piuttosto che un'altra. Quindi non ci sarà nessun tipo di bollino come non abbiamo mai fatto neanche in passato. C'era un'altra domanda che riguardava se si possono conservare anche i documenti fiscali. Non è che si possono conservare, si devono conservare anche i documenti fiscali e diciamo, su questo interviene anche il concetto dei tempi di conservazione, che era un'altra domanda, cui correttamente è stato risposto da un altro partecipante, che i tempi dipendono dalla tipologia del documento di cui stiamo parlando e diciamo, dal procedimento amministrativo di cui fanno parte. Ci sono quindi delle regole precise a seconda appunto della tipologia di documenti ed esistono le pubblicazioni proprio dei beni culturali che su questo possono dare un supporto. Il discorso La domanda: esiste una tracciabilità per il documento informatico dematerializzato?
Francamente non riesco a rispondere per il semplice fatto che non capisco che cosa si intende. Nel momento che un documento informatico viene dematerializzato, quindi se è informatico non capisco come possa essere anche cioè è dematerializzato per definizione, è tracciato dal sistema di gestione documentale dove il documento viene memorizzato, eventualmente dove viene formato e dove viene archiviato. Queste, diciamo, sono più o meno le risposte. Poi, Grazie per ecco, il non so, passo la parola anche a Gaetano perché ci sono alcune domande, vedo anche sul discorso della certificazione, quindi. La collega, è evidente che sì, ci deve essere un codice riportato anche tra i metadati del documento scansionato, documento informatico, rispetto al documento analogico originale. Ci deve essere questa corrispondenza, questa tracciabilità. Questo è per tutti i documenti appartenenti allo stesso lotto che ho provveduto a scansionare. Quindi l'efficacia probatoria è quello che anche si diceva prima, l'efficacia probatoria di un documento copia. Devo accendere, sì, ok. Certo, l'efficacia è piena, cioè, co è come quella da codice civile per intenderci, 2700 nel caso del notaio pubblico ufficiale e invece evidentemente altri articoli che mi sembra essere quelli del 2712 del codice civile nel caso di un soggetto privato. Cioè, è un po' quello che dicevo prima, fino a querela di falso nel caso del notaio è invece facilmente disconoscibile, per così dire, invece nel caso del privato. Ma la valenza c'è, è un'efficacia piena comunque. È chiaro che se io voglio scansionare perché voglio liberare dello spazio, voglio scansionare i miei documenti contabili, ad esempio, non ricorrerò ad un notaio pubblico ufficiale, molto probabilmente, anche perché questi, come sappiamo, per legge devono essere conservati per 10 anni. Comunque è la qualità della scansione, è la conformità, evidentemente per ciò che attiene alla forma non deve, può non essere tale quanto quella del contenuto, evidentemente. E quindi posso provare da me a scansionare i documenti, ma l'efficacia è piena. Allora, rispondo alla domanda qual è la valenza giuridica di un documento informatico firmato digitalmente superata la scadenza del certificato, anche se non, in realtà è un po' fuori dal contesto, comunque io lavorando presso il servizio accreditamento mi sento di rispondere. La valenza della firma elettronica qualificata chiaramente va al di là della scadenza del certificato, è sempre possibile effettuare una convalida di una firma alla data, l'importante è che il certificato fosse valido al momento della firma. Intervengo anche su un'altra domanda che sto vedendo di Franca Meloni, documenti informatici non speduti o ricevuti devono obbligatoriamente essere protocollati nel registro ufficiale di protocollo, esempio le determine a contrarre. Allora, le determine normalmente non vanno protocollate, esistono degli albi particolari che appunto in cui vengono inserite le determine e che hanno quindi riportano una numerazione univoca e anche questa diciamo definita nell'ambito dell'anno solare, cioè ogni anno ovviamente la numerazione viene azzerata e iniziata di nuovo. L'altra domanda, le società di cui all'articolo 2 non ricomprese nell'elenco Istat, non so di quale articolo si stia parlando,
Diciamo che i responsabili della transizione digitale sono obbligatori per tutte le amministrazioni di cui al 165 e diciamo tutte le amministrazioni, quindi qui si parla di società, non so bene quindi di che cosa si stia parlando nello specifico. Quindi, se sono pubblica amministrazione, naturalmente vanno iscritte nell'elenco, nell'indice della pubblica amministrazione. Se sono, società, devono, essere registrate nel registro INPDAP. Però, ecco, l'obbligo, diciamo, del responsabile della transizione digitale riguarda, le, amministrazioni di cui al 165. Dottora Righetti, vuole rispondere a qualche altra domanda? No, non ne vedo altre. Rispondo un attimo anche alla domanda sul, diciamo, chi sono i soggetti obbligati all'adempimento del CAD. Sono definiti puntualmente nell'articolo, mi pare, 2 del CAD, che sono quindi tutte le pubbliche amministrazioni, i soggetti a capitale pubblico che offrono servizi pubblici, tutti i privati nelle loro comunicazioni con la pubblica amministrazione, naturalmente tutti i privati che intendono comunque rendere operativo il CAD, ed è abbastanza, diciamo, le municipalizzate, ad esempio, sono sicuramente, diciamo, soggette al CAD nello specifico, perché sono comunque società che offrono servizi pubblici.